Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi riporto il glitch che ho portato qualche giorno fa del single player su multiplayer, però cerco di spiegarvelo in maniera migliore perché qualcuno mi ha contestato che forse l'ho spiegato male. Allora, per fare questo glitch ragazzi dovete avere l'auto che volete duplicare, meglio la LG Retro Custom, l'equivalente di duplicazioni che volete fare in faggio ragazzi, quindi se volete fare 20 duplicazioni dovete avere 20 faggio, se ne volete fare 40 dovete fare 40 faggio. Qui le faggio sono invisibili perché comunque le ho appena comprate, quindi possiamo passare al resto del glitch. Per comodità mettetevi il respawn dove siete più comodi, insomma fate voi lo cazzo vi pare, cioè potete spawnare dovunque, tanto il glitch funziona uguale. Io per comodità lo metto qui perché a me fa più comodo qui per andare dove devo andare, che devo andare nel garage di Franklin, e comunque tutti i miei glitch li faccio qui, a me fa più comodo qui. Allora passiamo col glitch ragazzi. Per fare questo glitch serve un requisito particolare ragazzi. Allora, qualcuno nelle live in precedenza mi ha detto serviva una partita moddata, mi hanno dato del testa de cazzo. Il testa de cazzo siete voi, perché non serve nessuna partita moddata, ma serve una partita giocata della storia. Ok ragazzi, quindi fate bene attenzione. Allora, in primis ragazzi, dovete avere una partita giocata nella storia che deve avere percentuale superiore al 36%. Ok ragazzi? Allora, alcuni dicono che bisogna avere una missione giocata, alcuni dicono che bisogna avere un'altra missione, non è vero un cazzo. Secondo me conta solo la percentuale, perché se andate a vedere per esempio Papatera, lui dice che bisogna avere la missione caduta libera, se vedete altri youtuber dicono che bisogna avere altre missioni. Però comunque secondo me conta solo la percentuale di gioco giocata. Però questo è il punto. Una volta che vi siete assicurati che avete questa percentuale di gioco giocata, dovete ricaricare la storia. Come avete visto, io ho ricaricato la storia, ho fatto il reload della storia. Adesso sto con Michael, perché andrò a spawnare nell'online con Franklin. Potete spawnare con chiunque nell'online, però Franklin è quello più comodo per il garage. Cerco di prendo una stella e quando alza le mani vado start online, sessione solo inviti, e a questo punto disconnetto al messaggio, accetto il messaggio e riconnetto la connessione. Rimango in questa schermata ragazzi, non rientrate in game perché altrimenti vi darà un errore. Rimanete in questa schermata per la bellezza di 40-50 secondi. A questo punto ragazzi ritornate in game. Se avrete fatto tutto bene e avrete tutti i requisiti che servono per fare il glitch, vi apparirà ti stai unendo a GTA Online ragazzi. Quindi andrete nell'online e sarete con Franklin o con il personaggio che avete scelto. Quindi ricordatevi ragazzi, minimo il 36% della storia giocata. Poi secondo me non è importante, perché come ho già detto c'è chi dice caduta libera, caída libre, che si chiama così la missione. Papatera dice caída libre. Se andate a consultare sul forum dicono la missione 45, che sarebbe Predator. Quindi ragazzi secondo me tutte queste missioni servono a un cazzo, anche perché io quando faccio il glitch, come state vedendo, non è che sono stato lì a vedere, io ho il 50% salvato del gioco. Quindi allora ragazzi, a questo punto quando spawnate in online prendete il centro operativo mobile, venite a Grove Street, penso sappiate tutti dove sta Grove Street, dove stanno tutte le bande, le gang dei Ballas
e una volta che siete a Grove Street dovete comunque mettere il centro operativo mobile come l'ho messo io, richiedere la LG Retro Custom. Se avete un po' di problemi con il menu come state vedendo, basterà andare nell'inventario di Franklin, selezionare un cappello e poi ritornare sull'inventario normale e non vi darà tanti problemi, oppure cercate intuitivamente di selezionare quello che volete. Allora io a questo punto chiamo la LG Retro Custom che voglio duplicare, ragazzi, e poi vado a diventare presidente del Motorcycle Club, perché mi servirà chiamare i Vespini per poter fare il glitch, ragazzi, perché altrimenti non possiamo fare il glitch. Allora, questo glitch è ancora funzionante, ragazzi, per tutte le teste di cazzo che mi hanno insultato. Le teste di cazzo siete voi e io vi piscio addosso, ve lo dico sinceramente, perché se non siete capaci a fare un glitch non è colpa mia in primis. Quindi andiamo a chiedere di diventare presidenti del Motorcycle Club. E una volta, comunque, come ho già detto, vedete, a me pure mi dà problemi, quindi io tante volte vado a mettere un cappello, cambio un cappello, cambio una cosa, e quando vado a tornare nel menu e solitamente mi fa muovere, come state vedendo, divento presidente e il gioco è fatto, ragazzi. Una volta che sono diventato presidente, prendo la mia LG Retro Custom e vado a fare il resto del glitch. Mi metto qui davanti all'entrata del garage, entro nel garage a piedi e riesco. Devo fare solo questo, ragazzi, dovete fare solamente questo, semplicemente questo, non ci sono altre vie. Comunque insieme a questo pubblicherò anche altri due video di glitch funzionanti, quindi ragazzi, se non vi va questo perché non avete il 36% della storia, ce n'è un altro che duplicate le Sultan, e ne duplicate parecchie alla volta. Allora, a questo punto abbiamo fatto la duplicazione, rinviamo l'auto al deposito e chiamiamo una Faggio, ragazzi. Una volta chiamata la Faggio, dovete entrare nel centro operativo mobile con la LG Retro Custom. Ovviamente nel centro operativo mobile dovrete avere come terzo slot l'alloggiamento veicolo, il deposito veicolo personale, perché altrimenti non vi farà entrare. Allora, per tutti quelli che domanderanno, lo faccio con la Batmobile? Non lo fate, perché tanto non vi paga un cazzo. Con l'Oppressor uguale, non vi paga un cazzo, ragazzi. L'unica auto che vi rende di più è la LG Retro Custom. Con tutte le altre auto vi pagherà solamente le modifiche, e quella che ha più modifiche in game è la LG Retro Custom, ragazzi. Quindi è inutile che fate domande su domande, io con questo video intendo rispondere nuovamente a tutti quelli che hanno domandato. Quindi, una volta usciti dal garage, come vedete, c'è la duplicazione, rimandate il veicolo in deposito, richiedete una Faggio. Una volta richiesta la Faggio, ragazzi, il gioco è fatto. Riandate sulla vostra LG Retro, entrate nel centro operativo mobile e mandate in deposito anche questa, che è nel centro operativo mobile, ovviamente, e riuscite. Il glitch è abbastanza semplice, io non capisco, non so, forse nell'altro video avrò tralasciato la percentuale, perché mi sembra di non aver detto la percentuale. Però ragazzi, dovete pure capire che io vi porto video alle 4 di notte, cosa che non fa nessuno. Ok, qualcuno potrà dire ma un glitch senza un minimo particolare non conta un cazzo se tralasci quel particolare. Allora ragazzi, il particolare magari lo posso anche aver tralasciato, però nelle live che ho fatto il giorno successivo e nelle live che ho fatto ieri sera ho ripetuto svariate volte a tantissime persone che serve un minimo di percentuale di gioco giocata, che è dal 36 al 40%, indipendentemente dalla missione che si voglia, perché come ho già detto c'è Obese Giraffe che non parla addirittura di missioni,
c'è Papatera che dice che bisogna fare la missione caduta libre, c'è sul social c'è la missione Predator, e quindi ragazzi, insomma, ognuno se la gira come vuole, ognuno si aggiusta il glitch come vuole, però il glitch è reale, è come ve l'ho portato io. Come ho già detto, mi scuso se ho tralasciato la cosa del 36-40% del gioco, ma era nelle 4 di mattina, cioè avevo pure sonno, e quindi ve l'ho riportato in live il giorno dopo, ve lo sto riportando ora, vi porterò anche altri due video come ho già detto. Approfittate di questi video per fare soldi, per chi non riuscisse uno facesse l'altro, insomma, potete sbizzarrirvi come vi pare, cioè avete l'imbarazzo della scelta. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.